4,79 per le transizioni, quindi non tantissimo. E anche il tecnico hanno avuto dei meno, infatti, sul triplo Lutz Twist, quindi da 5 punti di valore base con meno 1,10 è passato a 3,90. E anche la spirale, solamente di livello 1, da 2,80 in più con un meno nel giro, è passata a 2,70. Tanto in pista hanno fatto il loro ingresso Natalia Zabiaco e Sergei Kulbak, loro gareggiano per l'Estonia, Sergei è ucraino e ha gareggiato per il suo paese fino al 2009. Loro hanno iniziato questa collaborazione dalla passata stagione. Debutto mondiale. Doppio il twist per loro, ma una bella presa alla vita, quindi questo di buona qualità. Il triplo toloop, una leggera imperfezione. Ottimo il triplo loop lanciato. Non particolarmente bene la spirale interna indietro. Alcuni elementi buoni, veramente buoni, altri elementi invece per nulla. Programma piacevole dal punto di vista della creatività del programma, loro erano comunque interessanti così da seguire, però ecco, sono mancati in alcune fasi che chiedo a te ovviamente di spiegarci. Sì, strani, particolari, perché buoni nei salti, nel lanciato, molto bene, una bellissima presa, una bella posizione. Buono anche il triplo in parallelo, anche se lui ha leggermente appoggiato la mano sull'arrivo del salto. Il Lutz twist, buono, solamente doppio, ma buono, ottimo. E poi invece si sono persi completamente sulla spirale, perché lei non è scesa proprio, era un po' a mezz'asta, e nella trottola in parallelo c'era un fuori unisono pesante e non un'omogeneità di posizione, soprattutto la bassa, lei era in una posizione completamente diversa da quella di lui. Sono tutti dettagli che naturalmente vanno studiati col tempo e portare due atleti che magari provengono da scuole completamente diverse, addirittura Sergei gareggiava per l'Ucraina, Sì. quindi proprio veniva da un'altra realtà, con un'altra partner, eccetera, e cercare di
amalgamare i due stili non è facile, o si parte già con due stili molto simili, o se no quando ci sono delle differenze poi ci vuole tempo per cercare di affinare queste differenze. Ecco, questa è la difficoltà anche di cercare un partner, perché vediamo che spesso si creano delle coppie appunto di partner in paesi diversi, che vanno a gareggiare appunto per un altro paese pur di avere, di creare la coppia. Sì, e soprattutto, soprattutto per i maschi non è semplice, perché devono avere una certa corporatura, anche le femmine, perché devono essere esili. Piccoline, abbiamo visto alcune veramente piccole, leggere, piccole, ma al tempo stesso forti, perché devono anche saper saltare. Noi qui dall'inizio della gara praticamente abbiamo visto una coppia sola presentare un salto doppio, le altre sono già tutte sul triplo, quindi il livello è anche cresciuto tantissimo. Ed ecco il punteggio per la coppia rappresentante l'Estonia, 44,35 con 25,74 per i Technical Elements e 18,61 per i Program Components.